Santa Maria delle Grazie. Costanza, signora di Riccia, dalla Sicilia raggiunse Napoli per sposare re Ladislao, erede al trono giovanissimo come lei. La sfortuna volle però che fosse abbandonata e data in sposa ad Andrea de Capua, signore di questo paese. Quanti sguardi curiosi la osservavano passeggiare pensierosa tra le strade minute del borgo. Oggi, proprio qui, nell'elegante e semplice chiesa di Santa Maria delle Grazie, conosciuta anche come Chiesa del Beato Stefano, sono conservate le sue spoglie, insieme a quelle di suo marito Andrea ed altri membri della casata dei Capua.